l'universo non discrimina tra bene e male. I pensieri che hai si manifesteranno a prescindere dagli effetti che avranno. Ognuno di noi dà valore a cose diverse nella vita. Per alcuni di noi la felicità equivale al successo e al benessere. Quindi lavoriamo quando abbiamo 20-30 anni per poter mettere qualcosa da parte. Per altri invece è il vero amore. Quindi vagano per il mondo con il cuore in mano a cercare la loro anima gemella. Indipendentemente da quanto valore diamo alle cose, è comunque importante che capiamo quali sono le leggi che regolano l'universo, così che possiamo essere in armonia con loro per ottenere quello che vogliamo. Questo è qualcosa a cui devi prestare molta attenzione. Non è una cosa che si può inventare in una notte, è qualcosa che può letteralmente darti quello che vuoi. Ma prima di poter usare le leggi per ottenere quello che desideriamo, dobbiamo prima capire che cos'è quest'ultimo. Una legge della natura è qualcosa che nasce dall'osservazione di un fenomeno. Queste leggi dicono solo come stanno le cose. Non sono buone o cattive, non possono dare suggerimenti o trappole, non possono fare male, esistono e basta. E nella loro neutralità sono precise. Il problema è che molti non conoscono la loro esistenza. Queste leggi agiscono costantemente nella nostra vita e danno origine a quello che ci accade. Hai mai fatto un sogno che si è realizzato qualche giorno dopo? Hai mai avuto paura di qualcosa che poi si è palesata? Una delle leggi della natura più conosciute è la legge dell'attrazione. Probabilmente hai già sentito parlarne su YouTube o TikTok, video che ti spiegano come attrarre quello che desideri, dai soldi alla casa dei tuoi sogni, fino all'anima gemella. La legge dell'attrazione dice che le cose su cui ti concentri nella vita saranno quelle che attrarrai. I pensieri sono energia, quindi quando pensi che speri di non ammalarti, l'universo non capisce che il tuo desiderio è quello di non ammalarti, prende solo l'energia negativa data dalla preoccupazione e la rimanda a te. Molte persone usano la loro immaginazione solo per pensare alle cose che non vogliono, sprecando così le loro potenzialità. La legge della vibrazione però è un po' diversa. È una legge primaria, mentre la legge di attrazione è una legge secondaria. È la vibrazione che determina quello che attrai. Albert Einstein disse: «Tutto è energia e basta. Fai corrispondere la frequenza della realtà che vuoi e non potrai far altro che realizzare questa realtà. Non può accadere il contrario. Questa non è filosofia, è fisica». Porta la tua vibrazione all'altezza di quello che vuoi ottenere e lo otterrai. Quando John Kennedy era presidente, chiese ai suoi scienziati cosa ci volesse per costruire un razzo in grado di portare gli uomini sulla Luna e riportarli indietro. Loro gli risposero che ci voleva soltanto la volontà di farlo. La fiducia e la convinzione nasce dalla stima in se stessi e nell'universo. L'universo è in movimento costante e il tasso a cui si hanno questi movimenti vibrazionali è detto frequenza. La frequenza è l'unica cosa che distingue due cose. Anche oggetti che vedi fermi, come un tavolo o una casa, in realtà, vibrano ad una frequenza molto bassa. Tutto vibra. Se prendi un qualsiasi oggetto con massa, esso in realtà presenta una sua vibrazione, anche una pianta o una roccia. Il corpo, invece, vibra ad una frequenza molto elevata ed ha un impatto maggiore di quello che ti aspetti. Il corpo è collegato alla mente, alla testa. La mente attiva delle cellule cerebrali e quando queste si attivano si ha un impatto sull'intero universo. Lo sapevi che le onde cosmiche e le onde cerebrali si espandono nello spazio e nel tempo illimitatamente? I pensieri e le sensazioni determinano la frequenza delle vibrazioni del corpo. Quindi puoi regolare la tua personale frequenza e cominciare ad attrarre cose e persone con cui si ha una corrispondenza di frequenza. Se sei sempre una persona pessimista e triste, attirerai solo altre persone pessimiste che non riescono a vedere il lato positivo. Se invece sei un duro lavoratore e sei ambizioso, attirerai persone con la stessa mentalità. Anche se si potrebbe dire che i pensieri generino cose, è più corretto dire che le vibrazioni generano cose. La differenza tra la legge di attrazione e la legge di vibrazione è che la prima ti dice cosa vuoi avere, mentre l'ultima ti dice cosa devi dare in cambio al fine di ottenere quello che desideri. Puoi scegliere se controllare la causa primaria o il desiderio.
se decidi di prenderti cura della causa primaria, gli effetti si gestiranno da soli. Ma allora come puoi iniziare a pensare e comportarti in modo diverso per iniziare ad attirare la vita che vuoi? Bob Proctor ha la risposta. Bob Proctor è stato un self-made man canadese, famoso per il suo saggio Sei nato ricco e come attore nel film The Secret. Bob Proctor non solo insegnava la legge della vibrazione ed altro, ma lui stesso ha usato queste tecniche per vivere una vita migliore. Lui è partito dal nulla, al guadagnare milioni e a possedere una sua azienda. Io sono partito dal nulla ed eccomi qua, con un'azienda presente in 7 città e 3 paesi. Vi chiederete come sia stato possibile. Secondo lui, incanalare l'energia per raggiungere certe frequenze può produrre miracoli. Quindi facendo attenzione alla tua energia e a quella delle persone che ti circondano, puoi elevare la tua vibrazione fino ad arrivare a farla corrispondere con quella delle cose che desideri. Come funziona? La fisica quantistica afferma che ogni molecola dell'universo è fatta da energia. E afferma anche che ogni molecola è composta da atomi che vibrano ad una certa frequenza. Il nostro corpo è composto al 99,99% da spazio vuoto. Infatti le molecole sono fatte per lo più da spazio vuoto con al suo interno energia. Se riuscissimo a comprimere ogni essere umano affinché tra le molecole non vi sia più spazio, l'intera specie occuperebbe il volume di una zolletta di zucchero. Questo spazio però non è inutile. Lascia lo spazio di oscillazione per gli atomi, permette l'uscita e l'ingresso degli elettroni ed il passaggio delle onde, ed è qui che entra in gioco la fisica quantistica. Il nostro corpo è formato da molte particelle quantistiche che ancora non capiamo bene in quanto ci siamo concentrati solo sulla parte fisica, quella che possiamo cioè toccare e sentire. Come esseri fisici, infatti, riusciamo a comprendere i concetti di massa e di atomo abbastanza bene perché funzionano come li vediamo funzionare nella nostra realtà fisica, ma come possiamo capire il vuoto? Non possiamo sentirlo o toccarlo, non è tangibile, eppure costituisce la parte più importante di noi. In questo ambito opera la legge di vibrazione. Infatti essa si basa sulle vibrazioni quantistiche degli atomi. Questo concetto è meglio approfondito in ricerche e libri sul misticismo del mondo quantistico, come nel libro di Frithjof Capra, Il Tao della fisica, dove si esplorano i parallelismi tra la fisica moderna e il misticismo orientale. Dopo è stato anche scritto La guarigione quantistica di Deepak Chopra, che spiega la correlazione tra la guarigione e i concetti della fisica quantistica, seguito dal libro Il corpo che invecchia, che mostra la correlazione tra l'invecchiamento, la salute e l'applicazione dei concetti della fisica quantistica. Essenzialmente, il nostro corpo è formato da energia ed informazione, che riusciamo a percepire solo come materia solida, perché non ci è mai stato insegnato altrimenti. Questo mondo è molto ampio e inesplorato, perché si tratta di un campo molto recente. C'è una grande ricerca anche nella comunità scientifica che spesso porta a risultati inconcludenti. Nel mondo quantistico potresti lanciare una palla contro il muro e questa potrebbe riapparire dietro di te e colpirti in testa. Gli elettroni sono ovunque e da nessuna parte e non possiamo determinarne la posizione e la velocità simultaneamente. Oltretutto vengono percepiti in modo reale solo quando c'è un osservatore, ma non siamo ancora in grado di capire perché funziona così. Questi principi sono stati usati per spiegare come funziona il manifestare. Però la verità è che neanche gli esperti ancora lo sanno, infatti non disponiamo di una formula. Ci sono tante cose che non sappiamo sul misticismo quantico ed aspettiamo che sia la meccanica quantistica a darci le risposte. In qualunque modo arriveranno e semmai lo faranno. Ma non importa capire a fondo questo campo, possiamo comunque iniziare il percorso per aumentare la nostra vibrazione per attirare una vita migliore. La chiave è di iniziare a conoscere se stessi, perché molto si basa sull'intuizione. Hai mai avuto un presagio? Hai mai pensato di fare qualcosa, ma poi la tua testa ti dice di fare in un altro modo? Oppure sei mai entrato in una stanza dopo un litigio ed hai sentito la pesantezza pur non guardando gli altri in faccia? La legge della vibrazione è strettamente correlata con la tua intenzione e con le tue sensazioni a pelle. Ad esempio, prendi un'altra strada per andare al lavoro ed eviti un incidente. Oppure non vai al lavoro quel giorno e c'è una crisi. Tutti questi sono esempi di come la legge di vibrazione già operi nella tua vita. Potresti non rendertene conto, ma è lì.
I fisici quantistici al momento stanno studiando l'entanglement quantistico, che si verifica quando gli atomi scambiano informazioni a grandi distanze. Questo potrebbe spiegare perché riesci a capire che sta per succedere qualcosa ad un tuo caro prima di un grosso disastro. Gli atomi potrebbero star comunicando. Questo aspetto è anche importante per le persone che vuoi attrarre. Se hai mai incontrato qualcuno che non ti è piaciuto, ma non sai spiegarti il perché, potrebbe essere stato a causa della legge della vibrazione. Potresti non essere stato coordinato con la sua vibrazione, e questo spiega il perché hai sentito il bisogno di scappare immediatamente. Allo stesso modo, questa legge si applica ogni volta che vai in spiaggia o scali una montagna e ti senti in pace, amato e calmo. L'energia degli atomi che ci circondano ha un impatto su come ci sentiamo. La natura ha un'energia molto potente che fornisce un impatto positivo. Quindi, ora che abbiamo capito le basi di come funziona la legge della vibrazione e l'impatto che ha su di noi, come possiamo alzare la nostra vibrazione? Van Duel disse che si tratta solo di stare allerta. C'è un meraviglioso mondo interno che esiste dentro di noi. E la rivelazione di questo mondo ci permette di poter ottenere qualsiasi cosa desideriamo dentro i limiti della natura. Perché è importante? Torniamo alle parole di Einstein. Se riesci ad entrare nell'immagine più grande, nell'energia del bene che desideri, non potrai fare altro che manifestarlo. Nei primi del 2000 Sandy Gallagher ha iniziato la sua carriera. Era un promettente avvocato, un genio della finanza ed era anche una seguace di Bob Proctor. Una cosa portò all'altra e Gallagher divenne il partner in affari di Proctor, in quanto lui aveva fatto dei soldi che non sapeva come gestire. Essenzialmente ha attratto il miglior compagno di affari possibile per continuare a poter fare ciò che amava. Io sapevo che l'azienda era in buone mani, la nostra azienda, e lei divenne l'amministratore delegato. Devi sapere bene quello che vuoi e fissare bene quell'immagine per trasportarla nella realtà. Un altro modo per dirlo è che stai spostando l'immagine dalla mente inconscia a quella conscia. Sono i pensieri che sono nella tua mente cosciente, che poi imprimi in quella incosciente, che determinano il modo in cui ti senti. La sensazione è la manifestazione fisica della vibrazione. E questa sensazione viene poi espressa attraverso il corpo fisico. Questo causa l'azione, che poi porta ad un risultato. L'avere tutte queste cose in ordine determina la mentalità. Alcune persone hanno tutte queste cose orientate al lato negativo. Alcuni vedono tutto in maniera negativa, per loro non esistono cose positive. Per altri invece le cose le vedono positive e danno ragione, qualcosa di buono c'è. Puoi trovare sempre il giusto e sbagliato in qualsiasi cosa, non importa cosa stai osservando. Noi possiamo pensare qualsiasi cosa vogliamo e scatenare un'emozione nella quale siamo coinvolti. Questo coinvolgimento emozionale porta poi ad azioni che producono dei risultati. In ogni caso il problema è con il pensare, il primo passo di questo intero processo. Molti di noi non pensano. La normale attività mentale non conta come pensare perché, influenzata dall'esterno, ad esempio, sentiamo una sirena e pensiamo sia accaduto qualcosa di brutto. Questo non è pensare. Tu sei capace di facoltà elevate. Hai la percezione, la volontà, la ragione, l'immaginazione, memoria, intuizione, queste facoltà sono quello che letteralmente ci separa dal resto del regno animale. Tutti gli altri animali sono completamente a loro agio nel loro ambiente naturale. Si mescolano al suo interno. Io e te, invece, siamo completamente disorientati nel nostro ambiente. Puoi però sviluppare questa abilità quando diventi consapevole di quello che ti serve dall'universo. Quando inizi a conoscerti meglio, ti renderai conto che le tue finanze miglioreranno, che la tua salute migliorerà, le tue relazioni, il tuo intero mondo migliora. Nell'intelletto risiedono tutti questi fattori che ho citato prima. Sono sei, sono i nostri muscoli mentali. Quando impari a controllarli, puoi diventare una persona molto potente. Quando inizi a capire le tue ambizioni, allora le possibilità sono infinite. Trova il tuo scopo e incollati a quell'immagine mentale con ogni fibra del tuo essere. Pensa di meritartelo, perché te lo meriti. Il nostro universo è senza fine e neanche i fisici capiscono tutto quello che accade al suo interno. È pieno di energia e potenza e una volta che guadagni la chiarezza mentale,
puoi prendere questa energia e questa potenza per te. Prenditi del tempo per riconnetterti con il tuo mondo interiore, per aumentare la vibrazione e connetterti con la vita che meriti.